Luca, mi rivolgo a te. Col tuo canale PAP, pesce d'aprile perenne, ci sei riuscito. Sei riuscito a fare sicuramente il più lungo pesce d'aprile della storia. Abbiamo cominciato questa avventura assieme e poi all'improvviso sei sparito. Mi avevi accennato che avevi qualche impegno con lo studio e con il lavoro, ma mi piacerebbe sapere che è tutto a posto. Ok, ci può stare che non hai più tempo per dedicarti ai social, e va bene, rispetto a questa scelta, sicuramente ci saranno impegni lavorativi, ci saranno impegni di studio, ci saranno impegni familiari, ci sta benissimo, ma almeno vorrei sapere che è tutto a posto. Quindi ti prego, se stai guardando questo video, contattami, eventualmente contattami in email, se no, se vuoi, anche telefonicamente, chiamami in ufficio. Vorrei solo sapere che va tutto bene, credimi, ci terrei tantissimo. Tutto qua. Benvenuti a bordo, viaggiatori! Io sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road. La volta scorsa vi ho parlato dei canali YouTube stranieri che si sono, per così dire, persi per strada. Oggi voglio fare la stessa cosa, ma parlandovi dei canali YouTube italiani che in qualche modo si sono persi per strada, canali che vi ho presentato o che avrei voluto presentarvi, ma appunto il progetto si è concluso e quindi sono rimasti lì. Cominciamo sicuramente dal grandissimo amico Christopher, il canale Else. Il progetto di Else si è concluso, è arrivato a un punto in cui ha dovuto decidere tra gli impegni familiari, gli impegni lavorativi e gli impegni social, e ha preferito mettere avanti gli impegni familiari e lavorativi. Ha fatto naturalmente benissimo, non sono qua a criticare le scelte di chi ha deciso di chiudere il proprio canale YouTube. Ha deciso di lasciare i propri contenuti perché hanno fatto parte del suo percorso, ma il progetto di Else si è concluso. Chi invece ha fermato il proprio progetto sicuramente è il buon Miglio Shin di Guida YouTube. Gabriele, il tuo format era molto molto interessante, mi piacerebbe che tu lo continuassi, perché hai fatto scoprire canali YouTube veramente molto interessanti e comunque anche la tua simpatia ci stava molto bene, il tuo inserire le cose un po' in dialetto ci stava veramente benissimo, era molto molto simpatico, mi piacerebbe che tu continuassi, ma ancora, se hai lasciato per via degli impegni lavorativi ci va bene anche quello, ci mancherebbe altro, però il progetto di Guida YouTube è stato un progetto comunque molto molto interessante. E parliamo di un progetto artistico, un progetto di divulgazione artistica che forse quando è arrivato non è era il suo momento ideale, e adesso sarebbe il momento ideale per questo progetto di crescere e di assumere dimensioni importanti e di avere una funzionalità importante. Sto parlando naturalmente di l'arte spiegata ai truzzi. In questo momento, grazie a degli youtuber fenomenali come il buon amico BarbascuraX, la divulgazione su YouTube si è dimostrato poter essere non solo qualcosa di accademico e molto blasonato, ma anche qualcosa che può essere particolarmente divertente. E l'arte spiegata ai truzzi era questo, era divulgazione artistica fatta in maniera efficiente e rigorosa, ma anche molto molto divertente, con questo romanaccio passato a terra con lo strofinaccio, eppure dei contenuti veramente molto simpatici. Il progetto si è andato a concludere per mancanza di tempo da parte di chi lo gestiva. Chi lo gestiva ancora porta avanti il sito, il blog dell'arte spiegata ai truzzi, ma ormai sul canale sono stati pubblicati gli ultimi video, e ripeto, mi dispiace, perché potrebbe essere un'idea interessante quella di divulgazione artistica in dialetto profondo, con il vernacolo romanaccio, proprio per rendere la divulgazione artistica qualcosa di divertente eppure di funzionale. Abbiamo l'amico Mr. Sawaru, critico cinematografico, con il quale avevamo anche in programma una collaborazione a proposito di un film molto particolare, ma che purtroppo per via dei suoi impegni lavorativi ha messo in pausa, in stand-by,
il proprio canale YouTube. Mi dispiace perché era molto bravo non solo nel fare le critiche cinematografiche, ma anche nella produzione e nella post-produzione dei video. Era veramente molto bravo e faceva dei video veramente molto interessanti. E tra l'altro penso che il film di cui dovevo parlare con Mr. Sawaru probabilmente lo porterò come un film che presenterò su questo canale, perché ha i suoi motivi per poter stare su questo canale, non tanto sotto la forma cinematografica della critica cinematografica, ma proprio per il contenuto del film, per la storia raccontata nel film. Però, come ripeto, dispiace vedere un progetto così interessante che purtroppo è fermo. E veniamo quindi al progetto extra lavorativo dell'amico videomaker Andrea Conti. Sto parlando dei Wikinauti, o in realtà come si dovrebbe pronunciare correttamente in hawaiano, Wikinauti. Avevo scoperto il canale dei Wikinauti, così come avevo scoperto anche il canale di Else, grazie al terzo canale YouTube di Daniele Doesn't Matter, che era il canale dedicato a presentare canali e youtuber che trovava interessanti. Era stato un progetto molto interessante anche questo, devo dire. Da una parte è un peccato che anche questo progetto si sia fermato, in fondo Daniele sta lavorando soprattutto al suo format principale, però Daniele è stato anche promotore dell'hashtag Cosa Guardiamo, che può essere una arma molto interessante per favorire la diffusione di canali e di contenuti su YouTube. Tra l'altro io ho una playlist Cosa Guardiamo sul mio canale YouTube, la lascio linkata anche sul doobly-doo e sulla scheda. Date un'occhiata un po' ai contenuti che ci sono delle cose che trovo meritevoli, degli youtuber che trovo molto interessanti. Ma dicevo, torniamo ad Andrea Conti e al suo progetto Wikinauti. Wikinauti era un progetto di interessanti top 10 che rompeva un po' lo schema lanciato nell'epoca in cui andavano maledettamente di moda le top 10 e poi messo un po' di lato, un po' accantonato, proprio perché adesso si sono diversificati i contenuti su YouTube e sicuramente anche sempre per via degli impegni lavorativi. In fondo ce l'ha detto sin dall'inizio Andrea, era un progetto extra lavorativo, però è stato un canale veramente molto interessante, veramente molto simpatico, con tantissime curiosità molto molto piacevoli da ascoltare. Anche questo canale è fermo. Ripeto, è un peccato vedere dei progetti così promettenti che si fermano, ma purtroppo questo è anche intrattenimento. L'intrattenimento non deve portar via spazio al proprio lavoro, alla propria famiglia, alle proprie attività. Se diventa un'attività lavorativa ci può stare di dedicarcisi, ma se non diventa un'attività lavorativa e solo un passatempo, allora è giusto che il passatempo arrivi il momento in cui ok, non ho più la possibilità di farlo. Amen. Ripeto, dispiace che determinati contenuti purtroppo si perdano, ma fa parte anche questo del mondo che va avanti. Anche per oggi abbiamo concluso. Voi che cosa mi raccontate? Conoscete youtuber italiani che avevano cominciato un progetto, un interessante canale YouTube, e poi hanno deciso di fermarsi e di magari dedicarsi ad altre cose, dedicarsi alla famiglia, al lavoro, oppure proprio dedicarsi a un altro progetto completamente differente su YouTube? Pensiamo ad Andrea Lorenzon, ha fermato il progetto Lenzuoli e si è tuffato nel progetto Cartoni Morti, e il progetto ha avuto molto successo, quindi il progetto Lenzuoli per il momento è fermo con le quattro frecce, magari un giorno lo riprenderà, magari non lo riprenderà più, però giustamente si sta dedicando al progetto Cartoni Morti e funziona molto di più di Lenzuoli, per esempio, quindi ci può essere anche questo discorso. Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDBOTR. Bene, spero di essere riuscito a farvi conoscere dei progetti interessanti, che magari potrebbero persino essere di ispirazione. Se ce l'ho fatta, vi invito a mettere pollice in alto e condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram, magari con i vostri amici che stanno appunto cercando l'ispirazione per fare qualcosa su YouTube. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube. È gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto, che tra l'altro tende a non interrompersi di colpo, dura molto molto a lungo, credetemi. Inoltre, se seguite il mio canale Telegram, lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video e ricevere occasionalmente piccole curiosità e dietro le quinte riguardo ai video che devo realizzare. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi su Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Io sono Grizzly e questo è tutto, per cui, come sempre, grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!